Mister Paci, quinta vittoria consecutiva, il suo Monte Giorgio non si ferma più. Sì, importante sottolineare la quinta vittoria di fila, più un pareggio. È importante sottolinearlo perché comunque noi siamo una squadra fatta per salvarci. Il nostro obiettivo è quello, rimane quello, e quando vinci 5 partite di fila significa che hai dei valori morali, oltre che tecnico-tattici. Sono contento perché i ragazzi si meritano questo, ma vorrei fare un elogio anche alla mia squadra, sia chi gioca che anche chi non gioca, perché il gruppo è sano. Chi non gioca, a me dispiace molto, ma in questo momento si sta allenando bene, e quindi forse è quello, per quello che stanno tutti molto concentrati, perché tutti stanno dando qualcosa in più. Mister, una sconfitta arrivata al termine di una prestazione incolore, condizionata però anche da un campo sul quale era difficile giocare con qualità. L'errore l'abbiamo fatto lì, secondo me. La partita non c'erano le condizioni per giocare, perché su tutto il campo, soprattutto sulla fascia sotto la tribuna, si pattinava e non dovevamo giocare, perché è una partita che poi viene condizionata da episodi. È vero che noi il primo tempo non abbiamo giocato bene, e questo ci dobbiamo prendere le nostre responsabilità, perché si vedeva che il Monte Giorgio aveva forse più voglia di vincere la partita, noi eravamo un po' frenati. Poi il secondo tempo addirittura c'è stato quell'episodio lì di Besana, che ha fatto un errore di gioventù, perché cambiando modulo, avendo quella fascia lì dove c'era Sole, potevamo sfruttare le sue sovrapposizioni, e subito dopo un minuto è stato mandato via per ingenuità, perché era già anche diffidato, non doveva fare quel gesto lì. Siamo rimasti in 11 contro 10 e addirittura in 11 contro 10 poi abbiamo anche rischiato di pareggiarla, non so se c'era un rigore lì al limite. Però dobbiamo farci un esame di coscienza, dobbiamo stare tranquilli, perché non dobbiamo mettere ansia. È normale che il campionato è ancora lungo, siamo lì, lo sapevamo che dovevamo lottare fino alla fine. Mercoledì c'è subito un'altra partita, e questo è un vantaggio, perché ci possiamo subito rimettere in carreggiata. Dobbiamo migliorare soprattutto sull'atteggiamento, perché è vero che oggi hanno giocato due giocatori nuovi che sono arrivati da poco, ci vuole anche un po' di tempo, però il primo tempo la squadra è stata un po' contratta, non mi è piaciuta, e lì effettivamente dobbiamo migliorare.